A Pescara città non è stato riscontrato nessun danno rilevante agli edifici dopo le varie scosse di terremoto registrate in questi giorni. In qualche abitazione, specialmente nella zona di San Donato, era scattato l'allarme per alcune piccolissime crepe negli edifici, ma le case sono agibili, come ha spiegato il vice sindaco Camillo D'Angelo. Ma gli edifici a Pescara sono tutti in stato idoneo per ospitare persone, uffici, ragazzi, sono stati visionati tutte le nostre scuole, anche gli edifici comunali, le palestre, da ingegneri strutturisti che sono gli unici in grado di poter decidere se un bene è, diciamo, fruibile o non fruibile. Non abbiamo segnalazioni di pericolo, anche perché Pescara il terremoto oggettivamente l'abbiamo sentito, ma non è stato il terremoto che c'è stato all'Aquila. Pescara è una città perfettamente idonea. Qualche agenzia aveva battuto la notizia che a San Donato c'era qualche edificio pericolante, lei smentisce e rassicura la cittadinanza? No, c'è stata una segnalazione da parte, presumo, di via Secchia, impreciso. Sì, 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 sappiamo, ci sono state delle segnalazioni, immagino, dei cittadini che hanno chiamato una squadra di vigili del fuoco che hanno individuato una venatura in un tramezzo. Questo ha comportato, voglio dire, che alcuni ingegneri sia del comune che dell'Ater hanno visionato, hanno fatto un sopralluogo e hanno ritenuto che lo stabile è perfettamente idoneo. E domani, dopo i sopralluoghi tecnici, riapriranno anche le scuole cittadine. Le scuole adesso stiamo inviando, già ieri abbiamo fatto il comunicato, oggi stiamo inviando i fax a tutte le direzioni didattiche per confermare che tutte le scuole della città di Pescara sono perfettamente agibili. Sul capitolo scuola arriveranno gli studenti aquilani anche nelle scuole pescaresi? Ma oggi noi abbiamo segnalato al provveditorato l'elenco dei ragazzi che sono ospiti della città, c'è una riunione presso la Guardia di Finanza, immagino, col Ministro Giulmini su questo aspetto, aspetto che ci diano indicazioni precise, noi siamo in grado già di partire, non ci sono problemi.